8 marzo è ormai alle porte. Mai come quest'anno la festa della donna è funestata da tragici fatti di cronaca, che ci consegnano ancora violenze e femminicidi mentre imperversa lo scandalo sulle molestie nel mondo del cinema e sul lavoro. Nonostante tutto, però, la tradizione va avanti. Ognuna sceglierà se e come festeggiare e che significato dare a questo giorno in cui vengono ribaditi i diritti, spesso calpestati, del femminile. Festeggi è lei festa delle donne, forse non sai tutta LVRITA, non ci è stato alcun incendio nel 1908 Meghan Per, ma quasi tutte in famiglia, a scuola, a lavoro riceveranno una mimosa, fiore simbolo della loro festa. Questo almeno in Italia, perché mentre la festa della donna si festeggia anche in altri paesi, solo da noi l'originale fiore è associato a questo giorno. Ma perché si regala proprio la mimosa per l'8 marzo? La spiegazione di questa usanza è molto semplice ma allo stesso tempo romantica, a scegliere la mimosa come regalo simbolico. Per le donne nel giorno della loro festa furono, nel 1946, Rita Montagnana, moglie di Palmiro Togliatti, Teresa Noce e Teresa Mattei, dell'Unione Donne Italiane. I motivi che spinsero le tre rappresentanti dell'UDI a optare per la mimosa furono più che altro pratici, l'economicità e la reperibilità del fiore. Nei primi giorni di marzo, infatti, non si trovano facilmente altri fiori e, inoltre, il costo della mimosa è decisamente più accessibile a tutte le tasche. Questa scelta, però, ha un legame anche con gli eventi storici del periodo immediatamente antecedente. La mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle staffette. Ebbe modo di raccontare la Mattei: mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente. Una scelta, dunque, rivelatasi azzeccata, visto che la mimosa ha in sé caratteristiche che ben rispecchiano anche l'universo delle donne. Nonostante la sua fragilità, la mimosa cresce anche in terreni poco ospitali e secondo gli indiani d'America simboleggia la e la femminilità.